Ebbene sì, è ora possibile installare Windows 10 su Raspberry Pi. Tutto quello che ci serve è un Raspberry Pi 2, 3 oppure 4 e otterremo un mini PC super economico ma completissimo e veramente utilizzabile per svolgere le attività di tutti i giorni, navigazione su web, studio, attività di lavoro leggere, controllo dell'email e via dicendo. Ciao, sono Zona di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo proprio come svolgere in pratica la procedura che ci permetterà di avere Windows 10 completo, quindi con tutto il desktop e la capacità di eseguire i programmi installato proprio sul nostro Raspberry Pi. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. La prima cosa da fare per svolgere questa procedura è aprire l'articolo turbolab.it/3063, quindi l'articolo dedicato che abbiamo pubblicato su turbolab.it. Qui ci sono un paio di informazioni importanti che probabilmente vi vorrete leggere. In particolare la magia, quindi la possibilità di installare Windows 10 completo sul nostro Raspberry Pi è reso possibile da Windows 10 on ARM, la declinazione che generalmente è studiata per essere installata sui nuovi ultra portatili ultra sottili a bassissimo consumo di nuovissima generazione. Questa operazione però di per sé non è sufficiente perché mancano i driver ed è qui che sono intervenuti i ragazzi che fanno parte del team Windows on Raspberry che hanno appunto sviluppato questi driver. Scendiamo quindi fino alla sezione qui Windows 10 su Raspberry Pi, cosa serve? Perché c'è la lista degli elementi, degli ingredienti, dei ferri del mestiere che ci aiuteranno a raggiungere il nostro obiettivo. Chiaramente quindi ci servirà un PC di lavoro sul quale stiamo lavorando, una chiavetta USB velocissima, consiglio altamente una chiavetta USB 3.0 come questa, trovate il link per acquistarla qua sotto nella descrizione del video. Poi chiaramente ci servirà un Raspberry Pi sul quale andremo ad installare Windows 10. Sono compatibili tutti i modelli a partire da Raspberry Pi appunto 1.2. Ci serviranno poi un mouse e la tastiera, entrambi non Bluetooth, per governare appunto Windows in esecuzione sul Raspberry Pi. Chiaramente lo schermo e l'alimentatore. Ci servirà poi anche la possibilità di collegare il Raspberry Pi alla rete Ethernet, perché il Wi-Fi purtroppo non è ancora supportato, la connessione ad Internet e eventualmente in un secondo momento il codice, quindi il product key da inserire per attivare Windows 10 sul Raspberry Pi e quindi, oltre a essere in regola con la licenza, anche sbloccare tutte le funzionalità che sono riservate a quando si è completata l'attivazione. Bene, cominciamo a smanettare. Innanzitutto seguiamo questo link, script download Windows 10 on ARM, che ci permetterà di ottenere appunto questo file CMD Creating ISO. Si tratta di una procedura automatica che scarica direttamente dai server Microsoft tutti i file che compongono Windows 10 on ARM. In realtà potremmo anche farlo manualmente, ma è una grande scocciatura perché ci sono molti file coinvolti che devono essere poi consolidati in un'unica immagine ISO. Una volta ottenuto il file, eccolo qui, facciamo semplicemente doppio clic per lanciarlo, accettiamo l'elevamento dei privilegi e a questo punto non ci resta altro da fare se non attendere mentre questa procedura scarica tutti i file. Ci verrà un pochino perché si tratta appunto di un paio di gigabyte. Io ho già scaricato l'immagine ISO, quindi ho già completato questa operazione, quindi posso chiudere il file. Eccolo qua l'immagine ISO ottenuta alla fine dell'operazione. Nel frattempo, mentre appunto l'immagine ISO viene scaricata, procediamo, passiamo al nostro Raspberry Pi. Se in particolare stiamo utilizzando un Raspberry Pi 4, dobbiamo aggiornare il bootloader. Seguendo questa guida vedremo passo passo proprio come aggiornare il bootloader. Procediamo oltre. Se invece stiamo usando un Raspberry Pi 2 o 3 dovremmo smanettare un pochetto per abilitare il boot da USB. Vi ho linkato qui la guida al sito ufficiale che mostra che cosa fare e bisogna sostanzialmente caricare un file all'interno della memoria. Nel frattempo però proseguiamo, inseriamo la chiavetta USB come questa nel nostro PC e
Procediamo ora a scaricare il pacchetto Windows on Raspberry Imager. Eccolo qua dal sito ufficiale. Questo è appunto lo strumento di cui vi parlavo prima, sviluppato dai ragazzi del team Windows on Raspberry, che appunto ci permette di integrare tutti i driver per Raspberry Pi all'interno dell'immagine di Windows 10 on ARM. Otteniamolo cliccando appunto sul tasto download. Qui ci verrà proposto lo scaricamento di uno zip che dovremo poi estrarre in una cartella a piacere come questa. Alla fine dell'operazione quello che dobbiamo fare è lanciare il file che si chiama war.exe. Bene, eccolo qua il nostro programmino di installazione. La prima cosa da fare, appunto, ignoriamo l'errore che il file di lingua è obsoleto, non crea nessun problema allo svolgimento dell'operazione. Procediamo quindi con avanti e dalla lista selezioniamo la nostra chiavetta USB. Invece qua sotto dobbiamo appunto cliccare il modello di Raspberry Pi per il quale stiamo andando a creare la chiavetta. Io sto usando un Raspberry Pi 4, quindi clicco su questa voce Raspberry Pi 4. Ci viene proposto questo avviso che è necessario aggiornare il bootloader, ma appunto noi l'abbiamo già fatto poco fa. Procediamo, facciamo avanti e da qui dobbiamo selezionare il file che contiene appunto il nostro Windows 10 ARM. Nella cartella dei download, se abbiamo completato il download tramite lo script che abbiamo utilizzato e lanciato poco fa, ritroveremo appunto l'immagine ISO, eccola qua, e quindi selezioniamola. Dopo questo breve caricamento invece avremo la possibilità di selezionare dal menu sottostante se desideriamo installare Windows 10 Home oppure Windows 10 Pro. Eccolo qua, selezioniamo Windows 10 Home per il momento e clicchiamo avanti. A questo punto dobbiamo scegliere come ottenere il pacchetto di driver. A meno di necessità specifiche, sicuramente scegliamo usa il pacchetto più recente, in modo che il programmino scarichi in automatico tutto il necessario direttamente dal server web dei ragazzi del progetto Windows on Raspberry. Avanziamo e dobbiamo fare la stessa cosa per selezionare il firmware. Avanziamo di nuovo e arriviamo alla schermata della configurazione. Ora, prima di procedere e dare il clic su avanti per iniziare effettivamente la procedura, torniamo nell'articolo di turbolab.it e scendiamo ad individuare il passo 10, configurazione. Ecco qui, da qui quello che vogliamo ottenere è copiare queste due istruzioni e accodarle al file di configurazione. Eccolo qua, in questo modo le andremo a posizionare qui sotto, Ctrl-C, Ctrl-V, diciamo di sì, ok, eccole qua, HDMI Group 2 e HDMod 82. Queste due istruzioni fanno sì che avremo immediatamente a disposizione la risoluzione Full HD dello schermo. Completiamo, clicchiamo avanti, c'è l'ultima volta la possibilità di vedere l'operazione che stiamo per andare a svolgere. Attenzione perché la chiavetta USB verrà completamente eliminata, quindi i dati saranno irrecuperabili, però se tutto è a posto clicchiamo installa per avviare la procedura. Bene, eccoci qua, l'operazione è finalmente conclusa. Completiamo cliccando su finito in modo da chiudere il programma e guardiamo qui in basso nell'area di notifica vicino all'orologio. Localizziamo lo strumento rimozione sicura dell'hardware e espelliamo la chiavetta USB che abbiamo appena preparato. Questa accortezza, lo so, è una scocciatura, molti di voi non lo fanno, ma ci evita di avere un sacco di problemi difficili da diagnosticare in seguito. Ora abbiamo la nostra chiavetta finalmente pronta, prendiamo il nostro Raspberry Pi e colleghiamo la chiavetta USB con il sistema operativo che abbiamo appena preparato al Raspberry Pi. In questo caso sono disponibili varie porte, vi raccomando di utilizzare quelle azzurre perché sono chiaramente le USB 3.0 che sono più veloci delle USB nere che sono solo delle 2.0. Bene, ora mi sono spostato sul mio Raspberry Pi, sono qui, sto avviando il sistema. Ed eccolo qui, il nostro Raspberry Pi che si accende e ci mostra questa schermata. Quindi un bel lampone bianco su sfondo nero ci conferma che stiamo avviando Windows 10 in esecuzione sul Raspberry Pi. Battiamo quindi il tasto Enter oppure semplicemente attendiamo qualche istante per dare il via al caricamento.
Eccoci qui, come notiamo stanno apparendo il simbolo classico del caricamento iniziale di Windows e tutte le informazioni che ci permetteranno poi di avviare il sistema operativo. Inizia così la stessa procedura di configurazione iniziale che dovremmo svolgere su un nuovo PC Windows normale. Ancora qualche clic e ci ritroveremo davanti dapprima alla schermata di benvenuto di Edge e mettendolo ad icona eccoci qua, benvenuti nel desktop di Windows 10 in esecuzione su Raspberry Pi. La primissima cosa da fare è cliccare qua su Start e cercare deframmentazione, deframmenta, eccola qua, per lanciare l'utilità deframmenta e ottimizza l'unità. Questo ci interessa perché vogliamo modificare le impostazioni ed andare immediatamente a disattivare l'esecuzione automatica del software di deframmentazione. Infatti Windows 10 non è progettato per essere installato su una chiavetta USB come stiamo facendo in questo momento, quindi non la riconosce correttamente, la riconosce come un disco rigido tradizionale e attiva la deframmentazione che, come benissimo sappiamo, su questo tipo di unità non serve a niente dal punto di vista delle performance e anzi accorcia il tempo di vita perché fa delle scritture inutili. Ciò detto, portiamoci rapidamente di nuovo sotto Start impostazioni, passiamo alla sezione aggiornamento e sicurezza, eccola qua, perché vogliamo andare ad installare tutti gli aggiornamenti disponibili. Quindi cliccando su Windows Update, cliccare verifica la disponibilità degli aggiornamenti e poi installare tutti gli update. Questo è importante farlo immediatamente perché sostanzialmente ci permette di velocizzare moltissimo le cose, proprio perché siccome Raspberry Pi ha una capacità di elaborazione limitata, mentre Windows sta lavorando per scaricare gli aggiornamenti, le performance rallentano molto. Se siamo arrivati al desktop, diamo un'occhiata qui a gestione attività, il software appunto che ci permette di visualizzare le prestazioni, passiamo alla scheda prestazioni e probabilmente noteremo che se il nostro Raspberry Pi ha una capacità di memoria superiore ai 3 GB, ad esempio abbiamo un Raspberry Pi da 4 GB oppure da 8 GB, Windows ci avvisa che sono comunque utilizzabili solo 2,9 GB di memoria. Questo succede perché c'è un flag di compatibilità che limita la memoria a 3 GB. Quindi chiudiamo nuovamente tutto, clicchiamo Start, spegni e riavvia il sistema. Ora, durante la fase di riavvio, cominciamo a premere ESC, come sto facendo in questo momento, ESC, 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 perché durante la fase di boot, appunto, eccolo qua, vogliamo entrare, premendo ESC, nel menu di gestione del dispositivo. Seguiamo quindi Device Manager, Raspberry Pi Configuration e scendiamo su Advanced Configuration. Il flag che ci interessa è appunto questo, limit RAM to 3 GB, dobbiamo portarlo a Disabled. A questo punto premiamo ESC ancora una volta, quando appare questa schermata blu premiamo Y sulla tastiera per confermare la volontà di salvare e premiamo nuovamente ESC per ritornare all'inizio. A questo punto clicchiamo Continue per avanzare. Bene, ora è giunto il momento di installare un po' di software e un ottimo strumento che vi consiglio allo scopo è questo Windows on Raspberry Control Panel. Si tratta di un eseguibile scaricabile dal canale Discord, trovate il link all'interno dell'articolo, che ci permette di fare un po' di cosine molto interessanti sul nostro Windows 10 in esecuzione su Raspberry. In particolare la sezione più interessante è questa qui, Applications. Si tratta sostanzialmente di una specie di store integrato nel programma che ci permette di installare rapidamente alcuni programmi di utilità, tra i quali sono sicuramente molto interessanti ad esempio Firefox, ma anche Paint.net e sicuramente VLC e 7-Zip. Basta cliccare Install che ecco appunto viene installato automaticamente il programma. Il grande vantaggio rispetto ad andare sul sito del produttore e installarlo in maniera tradizionale come siamo abituati a fare sui PC completi è che in questo modo scendono proprio le applicazioni ARM64, ovvero applicazioni già compilate e ottimizzate per il nostro processore che quindi funzionano senza bisogno di emulazione e sono quindi decisamente più veloci. Possiamo quindi utilizzare questo strumento per installare i programmi rapidamente, ma anche, se diamo un'occhiata alle altre sezioni,
per svolgere alcune cosine interessanti. Gli smanettoni, ad esempio, avranno già notato che c'è la possibilità di fare l'overclocking del processore, ma anche, ad esempio, per chi ha installato una ventola sul Raspberry Pi, regolare la velocità di rotazione. Per tutto il resto, invece, tutto quello che non è presente in questo programmino, dobbiamo procedere alla maniera tradizionale, ovvero aprire il browser web e andare sul sito del produttore per scaricare gli eseguibili per poi installare e svolgere il setup in maniera tradizionale. Ad esempio, se andiamo sul sito di LibreOffice, potremmo scaricare il pacchetto da ufficio funzionante con Raspberry Pi. Procediamo quindi qui, selezioniamo Download, LibreOffice Fresh per scaricare l'ultima versione. In particolare, quando ci viene preposta la scelta, non è questo il caso, però nella maggior parte dei casi, quando abbiamo la possibilità di scaricare tra il pacchetto a 32 bit e quello a 64 bit, ricordiamo di preferire il pacchetto a 32 bit, quindi x86, perché nel momento in cui registro questo video, Windows 10 on ARM non supporta ancora l'esecuzione delle applicazioni a 64 bit. La funzionalità dovrebbe arrivare a brevissimo, però ancora non c'è. Il download è terminato, quindi possiamo entrare nella cartella e avviare l'installazione come faremo su qualsiasi PC. Ed eccola qui la nostra procedura di installazione, clicchiamo avanti, diciamo che vogliamo l'installazione tipica, creiamo un collegamento sul desktop e carichiamo LibreOffice all'avvio del sistema. Bene, l'installazione di LibreOffice è terminata, quindi a questo punto possiamo lanciare i programmi da ufficio come al solito, perché i collegamenti vengono chiaramente aggiunti al menu Start. Vi faccio vedere quali sono le performance quando proviamo a lanciare LibreOffice Writer. Quindi non sono comunque paragonabili a un veloce computer completo, però per l'uso leggero, le attività da ufficio, sicuramente non ci sono problemi prestazionali. Questo LibreOffice in esecuzione su Windows 10 su Raspberry funziona più che bene. Anche il browser web, tanto per darvi un'idea, è sempre chiaramente un peletto più lento ad aprirsi, però una volta che è in esecuzione possiamo aprire i siti come faremo di consueto, senza grossi problemi. Bene, nell'articolo testuale sul sito trovate ancora un po' di trick e suggerimenti per personalizzare, per ottimizzare la vostra esperienza di Windows 10 in esecuzione su Raspberry Pi, però in linea di massima questi sono i passaggi principali. Da DannyTurbola.it è tutto, fammi sapere nei commenti qua sotto se hai provato la procedura, se ti è piaciuta, se sei riuscito ad ottenere il tuo Windows 10 in esecuzione su Raspberry Pi. Se il video ti è piaciuto, invece, come al solito, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace per farmelo sapere. Grazie davvero in anticipo se troverai un secondo di farlo, perché per me è veramente molto importante. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Android, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare invece sul pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Intanto il gimbal è completamente impazzito, sta inquadrando dove vuole lui e quindi vi saluto. Ciao, al prossimo video!